Attenzione, prego. Si avvisano i signori visitatori che la mostra d'arte africana sta per chiudere. Fra due minuti verrà attivato l'efficientissimo sistema di sicurezza del museo. Grazie. I loro sistemi di sicurezza saranno anche efficientissimi, ma non abbastanza da fermare il dottor Krimen. Vieni, Crusher, mettiamoci all'opera. Questa speciale bomba a dardo aprirà la bacheca. Bravissimo, Crusher! Le mappe dipinte su questi antichi vasi mi permetteranno di ritrovare la famosa miniera di Shaba con i suoi tesori di valore inestimabile. Su, prendi l'altro vaso, bello. Oh, brutto vermone del diavolo! Hai innescato l'allarme! Mani in alto, grassone in mutande! Oh, con immenso piacere! Attento! Sayonara! Si fermi, signore, o mi vedrò costretto a sparare! Non mi fai paura, piedi piatti! Tanto la mia zanzariera antiproiettile ti fermerà! E va bene, l'ha voluto lei! Tra qualche giorno sarà come nuova, Tak. Voglio che il mostro che ha fatto questo scempio sia messo dietro alle sbarre. Oh, non preoccuparti, Tak, lo prenderemo noi. Signori, l'ambasciata africana è notevolmente contrariata per il furto di quel reperto. Signor sindaco, guardi qui, il furto è stato ripreso dalle telecamere. Meno male. Andiamo a vedere la videocassetta sulla mia auto in modo che io possa dare informazioni ai funzionari dell'ambasciata. Si è fregato solo quella brocca d'argilla. Altri pezzi di gran valore non li ha nemmeno guardati. Beh, questo ci dà un indizio importante. Che quello è il ladro più imbecille di tutto il paese? No, che quel vaso deve essere molto speciale. Mio nonno Genius insegna antropologia all'università. Dovrebbe conoscere il valore di quel vaso. Pronto, nonno? Sì, avrei urgente bisogno di un tuo parere. Ah, ma sono i famosissimi vasi di Shaba. Narra la leggenda che i dipinti primitivi di questo e di quello rubato sono le due metà di un'antica mappa che può portare al ritrovamento della miniera di diamanti di Shaba. Molti uomini sono scomparsi mentre erano alla ricerca della miniera nel buio, nel profondo della... Scomparsi? E come? Ah, nessuno al mondo lo sa. Forse furono attaccati da... Oppure da una tribù di tagliatori di teste. Quindi, finché noi abbiamo il vaso, i diamanti sono al sicuro, vero nonno? No. La leggenda dice anche che una delle due mappe è sicuramente falsa. E allora dov'è la mappa? Intende dire che ce l'ha un bimbo la mappa, signor Jones? Esattamente. Quando scoppiò la guerra tribale, venne tatuata sul piedino dell'erede al trono di Shaba. Poi il bambino, per sicurezza, venne mandato negli Stati Uniti e questo succedeva più di 30 anni fa. Per tutti i vasi etruschi, ma è questa la mappa della miniera di Shaba! Adesso si fermi! Che solletico, basta, basta! Lo vedete? Il suo tatuaggio corrisponde al disegno della regione centrale. Aitawa, ma tu non sei stato trovato davanti a un orfanotrofio da piccolo? Sì, allora? Cosa avete da guardarmi? Cosa, Aitawa? È un re? Eccoli che arrivano, Crash. Maledizione! Hanno preso l'altro vaso sotto la loro custodia. Dobbiamo architettare una bella imboscata per i nostri amici in blu. Questo non è compito vostro, ragazzi. Devo scoprire se nel mio vecchio orfanotrofio posso trovare traccia dei miei veri genitori. Buona fortuna, amico.
Ci vediamo dopo al distretto. Pensate che bello se scoprisse di avere un padre e una madre. Senza contare tutti quei diamanti. Che cosa è stato? Qui, Maoni, siamo in un mare di guai, cioè di noccioline. Niente male però, eh? Presto, datemi quel vaso. Gamba in spalla, Zed. Vai a quella mappa. La prossima volta che curvi, avvertimi. È una belva. È solo un uomo avido di ricchezze. No, no, questa è una belva. Bravo, coccodrillo. Vieni qui, bello. Sta buono, cucciolone. Spalanca le tue belle fauci al dottor Crimen. Finalmente la miniera di sciaba è solo mia. Molla quella brocca, broccolone. Fai una mossa falsa e ti blocchiamo con i manganelli e Re Leone. Ehi, è un cocco turbotrillo! È ora di tornare a casa, Crusher. Africa, stiamo arrivando! All'orfanotrofio non sanno dirmi niente su chi mi ha abbandonato anni fa. Chi lo sa, Itawa? Forse sei davvero un re africano. Crusher, siamo a metà dell'opera. Basterà studiare queste due mappe per arrivare alla leggendaria miniera e alle sue favolose ricchezze. Tu non avere mai diamanti di Jabba Grimmen. Stai attento, capo, o manterrò la promessa di distruggere le tue quattro catapecchie. Vattene finché tu in tempo. È ormai vicino il giorno in cui il mio figliolo tornerà e allora saremo noi a distruggerti. Benvenuti in Africa. Forza, muoversi, muoversi, muoversi. Ok, Tuck, vediamo la mappa. E cosa diavolo sta succedendo laggiù? Quei miserabili piedi piatti mi hanno seguito fin qui. Aspetta, che cosa fanno? La mappa della miniera è tatuata sul piede piatto di uno di quei piedi piatti. Ce ne impossesseremo e poi faremo perdere le nostre tracce, Crusher. Ci ritroveremo qui alle cascate di Matiba fra 72 ore. Bene, fannulloni, ritrovate quei vasi! Eccolo là! Seguilo, Tuck! Bisognerà incriminarlo anche per impiego illecito di banane. Venite a prendermi se ne avete il coraggio. Attento, Tuck! Deve esserci una buca sotto le fresche frasche. Calma, lo sai che me ne faccio delle frasche fresche? Sono caduti in trappola, Crusher. O per meglio dire, precipitati. Quando sarò libero ti cercherò fino in capo al mondo, Crimen! Per quanto possa essere divertente, sbirro, è decisamente impossibile. Devi sapere che ho avvertito gli indigeni che se vi aiuteranno distruggerò immediatamente il loro villaggio. Io non voglio andare in quell'inferno, sembra il paradiso dei serpenti. Passeremo dall'altra parte con i manganelli lanciarpione del professore. Qui i serpenti non ci possono raggiungere. Che cos'è? Un serpente. Bel lavoro, Crusher. Forse ti sei meritato una piccola merendina. Bravo. Quando avremo trovato Crimen, voglio cercare anche mamma e papà. Crimen non è lontano. Ho la sensazione che sia nei paraggi. Anch'io. Io pure. Oh,
Siete stato davvero gentile a venirmi a trovare, Vostra Altezza. Catturiamolo. Penso che tu faccia meglio a usare il singolare, Hightower. Eh? Siamo qui, amico, dietro di te, sopra di te. Bene, adesso siamo uno contro uno. Non sarà certo una canna di bambù a farmi paura. Ah, dimenticavo un particolare. Io baro, sogni d'oro. Dormi pure, scimmione. È stato facile come rubare le caramelle ad un bambino. Ora ho entrambe le parti della mappa. Svegliati, Hightower! Crimen sta filando! E dove sono? E sapete dirmi dove sono? Che succede? Mentre tu dormivi, hanno organizzato una scenetta e noi siamo in piatto forte! Per la prima volta in vita mia vorrei che con noi ci fossero il capitano Harris e Proctor! Caspita! L'ultima parte è stata dura, ma lo spettacolo è davvero stupendo! Sì, lo so. Non ci sono parole per descriverlo, signore. Lascia davvero senza fiato, vero? Proctor, penso che dovrai avere l'intelligenza di una vongola per poter godere della tua compagnia. Oh, grazie, signore. Ora chiamiamo gli altri. Qui è Capitano Harris. Siamo arrivati alle cascate di Matiba. Ma dove diavolo siete finiti? Passo? Se solo riuscissi a prenderla. Non provarci! Il tuo capitano mi tornerà utile per trasportare i diamanti! Gli porterò i vostri saluti! Amici, vi ho sempre amati. Figlio mio, quando abbiamo teso tuo ritorno? Padre mio, ma sei proprio tu! Mamma, questo è il più bel giorno della mia vita. Queste erano le mie babbucce. E il mio sonaglino. Mamma, non posso credere che tu abbia tenuto tutto. E questo cos'è, il piattino della pappa? No, su piede di mio figlio è tatuata solo metà della mappa segreta. Ciò che è inciso su quel piatto è uguale alla mappa tracciata su vasi. Dunque, se seguiamo le indicazioni, troveremo il dottor Crimen. Che cosa aspettiamo? Allora andiamo, Hightower. Avrai tutto il tempo per stare con i tuoi genitori quando avremo catturato Crimen. Potete farcela benissimo da soli. Io voglio stare con la mia mamma. Ma non puoi lasciarti così! Ma Hightower, non capisci? Quello che Crimen vuole rubare sono i tuoi diamanti. Jones, ho passato tutta la vita a domandarmi chi fossero i miei genitori. Ecco, vedi, loro sono tutta la mia ricchezza. Va bene, a dopo. Ora dobbiamo andare dal capitano Harris prima che sia troppo tardi. Venite presto! Aiuto! Nessuno verrà ad aiutarvi! Ormai i vostri amici sono a mollo, esattamente come lo sarete voi tra un attimo! Allora, volete collaborare o devo essere ancora più convincente? Ci rifiutiamo di trasportare quei diamanti anche se fosse l'ultima cosa che facciamo! Se fossi in te ci penserei bene, sbirro! Perché non lo aiutiamo, signore? Magari part-time o nei weekend? Vedo con piacere che c'è un mezzo cervello fra voi due. A quanto pare ce l'hai leccapieni. Meno male che mio nonno ci ha lasciato il suo dizionario di Swahili. L'iscrizione dice: la sabbia del tempo, la pianta per salire, sul far della sera scorre un fiume, la testa del morto gira e improvviso appare un foro che porta giù dritto dove c'è il tesoro. Forse era più comprensibile in Swahili. Nel nostro volo di ricognizione non abbiamo visto né tracce di Crimen né del capitano Harris. Avete visto niente che ricordi la sabbia del tempo? Sembra una clessidra. Doug, sei fantastico! Che cosa viene dopo? La sabbia del tempo, una pianta per salire. Secondo me, la risposta deve essere in cima a quell'albero. Mettetevi a coppie e usate i manganelli trampolo del professore. Cominciamo noi, Jones. La
La sabbia del tempo, una pianta per salire. Sul far della sera scorre un fiume. Guardate! Adesso ne sono più che sicuro, Jones. Quello è il fiume dove è diretto il dottor Crimen. Beh, allora cosa aspettiamo a seguirlo? Reggetevi forte, ragazzi! Pronti? 3, 2, 1, partenza! Oh! Controlliamo le nostre coordinate, Crusher. Cos'è stato? Dove siamo, Crusher? Forse dovremmo risalire il fiume. Io dico che dovresti scendere dalla jeep, pallone gonfiato. Scendi o ti fondo. Tagliati dai piedi, sbirro! Tac, la Bark Zucca! Siete tutti in posizione, agenti! Quei Boy Scout di prima leva non si danno per vinti! Oh, guardate l'ultimo indizio! La testa del morto! Gli va addosso! Hux, sono Aitawa, sto arrivando, sto arrivando! Mamma, papà, mi prestate la macchina? Ci siamo, Crusher, i diamanti sono nostri! Crimen è andata di là, signore! Oh, no! Scendi subito, cervello di gallina! Dobbiamo fare attenzione, Crusher. L'intero tempio sarà disseminato di trappole mortali. Dopo tutto, quegli sbirri potrebbero rivelarsi utili. Lasceremo che siano loro a scoprire le trappole, eh, Crusher? È spaventoso. Guardate, ecco i diamanti! Vi faccio strada, uomini! Io so come evitare le trappole! Grazie per avermi aiutato a trovare i diamanti, agenti, ma permettetemi di dirvi che siete caduti proprio in basso. Quando il sole scioglierà la cera che tiene insieme questa fune, potrete dire di avere trovato delle prove schiaccianti. No! Ti prego, Aitawa, solo tu puoi salvarci. Ritiro tutto quello che ho detto, ho pensato, ho fatto di male nei tuoi confronti, ma ti prego, vieni a salvarci. E farò in modo che ci diano una medaglia al valore. Sì, sì, e aumento per tutti, e 2 settimane di ferie pagate. Mamma, dimmi dove sei. Eccomi qui. Sciogli subito questo nodo! Magnifico lavoro, Aitawa! Uno sbirro rimane sempre uno sbirro! Aiuto! E smettila di strillare, Zed! Ma cosa... Anche Zed ha il tatuaggio del re! Vuoi dire che siamo gemelli? Affermativo anche per me! Ecco il colpevole, ragazzi. Non è un tatuaggio. Il marchio sul piede di Aitawa è l'emblema della scuola che abbiamo all'interno delle sgarbe. Vuoi dire che quelli non sono i miei genitori? Voi lo sapevate, vero? Sì, Aitawa. Grime non era minaccia fino a che non si è impossessato di Vaso. Noi speravamo in arrivo di nostro figlio, ma per fortuna abbiamo incontrato dei due amici. Ricorda, tu qui avrai sempre casa. Allora, volete sbrigarvi? Muoversi, muoversi, muoversi! Ah, eccolo che arriva. Mamma e papà! Goodbye!